Omar, vicepresidente del Motoclub Quattro Assi, oggi qua, questa sera qui a Favria per la festa d'estate. Che cosa avete portato anche delle moto e farete qua una bellissima festa? Sì, siamo stati invitati dalla Pizzeria da Leo con la cremeria, hanno organizzato questa festa e ci hanno invitato come ospiti. Siamo molto orgogliosi di questa cosa, anche la Pizzeria da Leo è il nostro sponsor. Speriamo di avere tanta affluenza stasera, anche il 25 di agosto saremo sempre qui, invitati da loro. E noi adesso come motoclub stiamo crescendo tanto, adesso abbiamo tanti eventi da fare tra agosto e settembre. Siamo molto orgogliosi, stiamo crescendo tanto e questa sera qui è un po' più tranquilla perché c'è il cabaret, non c'è la musica, non possiamo fare tanto casino, però siamo qui in compagnia. È bello stare in compagnia. Dopo le vacanze quindi riprenderà l'attività del motoclub con altri appuntamenti che organizzerete? Sì, abbiamo in programma il 17 di settembre alla festa di Salto, il Saltaccio Ende, e poi abbiamo dal 22 al 24 il motor show di Busano. Il 25 di agosto siamo di nuovo qua, però è più da festa perché c'è musica, possiamo divertirci un po' di più. Ricordiamo cosa possono fare per mettersi in contatto con voi, anche magari chi è interessato ad affiliarsi al vostro club. Ma per mettersi in contatto con noi c'è il numero di telefono, che adesso non ricordo, però c'è Facebook, Instagram, possono venire direttamente ai nostri eventi, si possono iscrivere. Boh, quello. Organizzatore dell'evento della festa d'estate, cosa ci puoi dire di questa serata? È stata una serata in collaborazione tra noi come Pizzeria da Leo e la cremeria di Marilena Servidio. Abbiamo deciso di organizzare questa serata per far divertire il paese con una serata di cabaret, pizza, gelato e cocktail. E oltre a questo abbiamo anche l'esposizione moto e ringrazio i Quattro Assi Motor Club con la sede a Favria per aver partecipato a questo evento. Un evento che questa sera prevede quindi pizza e cabaret e la simpatia di tutti i partecipanti. Esatto, inizieremo dalle 7, 7 e mezza con le prime pizze, andremo avanti fino alle 10 e poi alle 10 inizierà lo spettacolo di cabaret che andrà avanti fino a mezzanotte circa. E alla festa d'estate a Favria c'è anche Carabè che farà uno spettacolo questa sera. Se ci volete raccontare un po' quale sarà lo spettacolo che si potrà vedere qua. Ma è uno spettacolo comico, molto semplice, sono tanti sketch che raccontano un po' la vita di tutti i giorni con un'inchiave ironica, ecco. Sì, allora il nostro spettacolo siamo alla quinta, giusto? Quinta replica, abbiamo iniziato a gennaio e questa è la quinta volta che lo portiamo nel Canavese, ci saranno altre date che sveleremo a breve e niente, grazie a Favria che ci dà la possibilità di esibirci ancora. Voi da dove venite? Noi siamo del Canavese, chi di Favria, chi di Rivarolo, però siamo tutti qua della zona, siamo tutti qui. E il vostro spettacolo verrà riproposto anche da qualche altra parte? Si può dire? Ma diciamo, forse Valperga? Diciamo, forse. Sì, forse Valperga a ottobre, non diciamo ancora la data precisa perché per scaramanzia.